Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Toy Tinker Simulator nelle avventure di zio Gigino. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici del canale, amici ed amiche, ma soprattutto sostenitori e tutti coloro che si iscrivono al canale quando sono in replica qui su Twitch. E naturalmente vi invito ad iscrivervi anche ai miei canali social che trovate nella descrizione del video. Qui troverete e trovate i link. Oltre a trovare il link dove potete acquistare questo o altri giochi multipiattaforma scontati fino al 70%. Hi everyone, welcome to our appointment with Toy Tinker Simulator. And welcome back to Zio Gigino. Today we will go on working hard and trying to build our museum. I want to say, first of all, thank you so much to my moderators, to followers, supporters, and everyone that followed the channel while I am in rerun or I am offline. And I want to suggest you to follow my social media channels, and so you will find the link in the video's description below here. And now let's go, let's start. E quindi, Wayuni, continuiamo. Salutiamo naturalmente anche il nostro Aleasso Aiea Aiea, ma salutiamo anche il nostro Morenoschi e Tuzzi e Tuzzi. Oltre a salutare la nostra azienda agricola e tutti i nostri amici ed amiche. Allora, questo è maestro, questo livello qui è un po' più complicatuccio. Allora, qui abbiamo tutto, quindi accetta. Oh, abbiamo il nostro quadricottero. Ah, dimenticavo ovviamente di ringraziare naturalmente gli sviluppatori del gioco per avermi passato la key. E I want to say thank you to developers that passed me the key of the game, this wonderful game. Thank you so much. Allora, ok, ho riaggiornato un po' l'hashtag, ecco qua. Quindi continuiamo dopo un lungo periodo di assenza. È ritornato zio Gigino alla ribalta e naturalmente il super esperto di riparazioni di tutto è ritornato alla ribalta. Allora, vediamo un po'. Facciamo così. Allora, uno. Ecco qua. Dobbiamo ancora smontare il radiocomando, ovviamente, perché dobbiamo controllare l'elettronica. So now I unmount this remote control and I'll try to repair the electronic part. Allora, ma questo come si fa? Ecco qua. Com'è che si fa? Ah, ecco qua, giusto. Oh, voilà. Aggiustiamo la scheda.
e andiamo subito alla stazione di saldatura, la stazione saldante. Quindi torniamo indietro, back in your heart. Allora sta stazione, eccola qua. Oh, magari fosse così semplice effettuare le riparazioni sulle schede elettroniche, ma ragazzi non è affatto così. Ok, questo è andato al banco. Adesso aspettate un momento, ecco qua, andiamo prima qua. Allora vai, qui, com'è che si fa? Qui, mi sa che manca qualcosa. Sì, manca qualcosa, ok, quindi ecco qua, che cosa ci siamo dimenticati? Ecco qua, ora ci fa usare. E infatti, opla, vedete? Ecco qua. E oggi piccolo cambiamento di programma, naturalmente mi è venuto in mente che è un apparecchio che zio Gigino non si faceva sentire, quindi zio Gigino ha detto: guarda che la bottega è chiusa da parecchio tempo. Oui, Morenoschi, buongiorno a te. Buongiorno a te carissimo, in questo momento c'è zio Gigino alla riscossa. Il mitico Morenozzo, mi raccomando amici e amiche, andatelo a seguire, non fate arrabbiare a zio Gigino. E mi raccomando, andate a seguire anche il suo Galanozzo canale, Lozzo YouTube Lozzo, che adesso vi metto nel link in descrizione. Mi raccomando, andate a seguire. E tuts, oh yes, oh yes. E abbiamo detto anche la nostra frase magica. Buongiorno a te, Morino. Spero di non averti tirato giù dalla brandozza. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie Morino, grazie per aver fatto suonare lo spot pubblicitario radiofonico dell'azienda agricola I Piani, situata nell'Umbria, che produce appunto cibo biologico al 100% senza uso di pesticidi, tutto con no patentino elettrico, ma ci vuole una reazione nucleare per generare un eventuale gigawatt di elettricità. Che cosa ho detto? Oui, Morino, grazie per il sostegno. Thank you. Vaglioni, facciamo Moreno 91-basso-basso BR ha appena brindato con 5 caffè, grazie mille. Grazie mitico, lasciamo un bel applausozzo al nostro mitico Morenoschi. Oh yes, oh yes. E naturalmente salutiamo il nostro Moreno 91-basso-basso BR ha appena brindato con 5 caffè, grazie mille. Oui, grazie mille mitico, grazie per il sostegno. Thank you. Moreno 91-basso-basso BR ha appena brindato con 5 caffè, grazie mille. Alla faccia del bicarbonato di sodio, grazie Moreno, sei un grande.
Moreno91-basso-vr. Ha appena brindato con 5 caffè. Grazie mille. Grazie ragazzi. Approfittate e ringraziamo naturalmente, scherzi a parte, ringraziamo il nostro Moreno. Moreno91-basso-vr. Ha appena brindato con 5 caffè. Grazie mille. Grazie Moreno, grazie. Gli dedichiamo questo bel quadricottero al mitico Moreno. Moreno91-basso-vr. Ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Thank you ragazzi. Andate a seguire Moreno, mi raccomando. Non facete via con la Radio Dab. Ui, detto questo, mi raccomando ragazzuoli. Mi raccomando, grazie Moreno. Thank you. Grazie anche a nome di zio Gigino qua che oggi è ritornato alla ribalta. Appena posso poi vedrò di ricambiare ok oh Moreno tu a che ora vai oggi live? Facciamo ovviamente un po' di promozione al tuo canalozzo Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! Mitico Fernbus! Buongiorno! Ragazzi, facciamo subito lo shootout a Mitico Fernbus. Allora, ero rimasto un attimo fermo su quello lì di Aleasso. Adesso facciamo, ecco, la risposta anche Gingerbread. Ecco qua. E naturalmente facciamo suonare anche. Ecco qui. Bravo, bravo, Gingerbread. Fernbus quando vivi l'autobus ti ci fa chi sconfisciata. Disate come sai fatto che tu sei Fernbus. Grazie Fernbus. Grazie, grazie di vero cuore. Per il tuo sostegno al canale e non solo, diciamo così, dal punto di vista materiale, ma soprattutto morale. E tu lo sai che per questo canale hai fatto veramente tanto, così come sta facendo tanto anche il nostro Moreno, il nostro Aleasso Ayayea. Ok, io poi ti ho risposto al messaggio con net ritardo ovviamente, però avevo risposto. Faccio un saltino da te, sicuramente lo faccio. Sei sul 22 oggi? Su Farming. Il mitico Fernbus, ragazzi, seguitelo, seguitelo, mi raccomando. E Fernbus è un altro di quegli amici che hanno permesso a questo minuscolo canale di poter crescere. Ah, ottimo, allora. Cercherò di non mancare, però il solito giretto di... Funicolare senza corrente! A Fernbus, ragazzi, c'è questo sound alert che piace tantissimo. Oh, vai, accendi il forno. Ok, Moreno. Vai tranquillo. Sta aggiustando la sedia. Bravo, bravo. Quando si aggiustano le cose c'è tanta soddisfazione. Soprattutto quando si riesce.
Oh, zio Cicino dice che questo livello non è proprio difficilissimo, eh? Fernbus 08 ha appena brindato con 5 caffè. Grazie mille. Grazie, mitico Fernbus. Grazie ragazzi, grazie veramente di cuore per il sostegno. Facciamo una bella sbattuta di mani a tutti coloro che passano nel canale, ma anche, come dico all'inizio di ogni live, tutti coloro che sostengono il canalozzo e che ci fanno anche compagnia, ai quali faccio anche io compagnia durante l'arco delle ore notturne. Grazie, grazie, grazie. Allora, al computer me lo aspetta un po' più complicatuccio. Ecco, oggetti da museo. Ah, tutto chiaro. Ora ho capito. E infatti, museo. Ah, a proposito, vi faccio vedere il museo che l'ultima volta ho acquistato. Come si fa? Museo, 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 museo. Museo dei giocattoli. Allora stavamo. Ecco qua. E vai al museo. Vi faccio vedere anche l'ultima volta zio Gigino finalmente per 6.000 everons è riuscito ad acquistare il museo. Allora, ma com'è che si entra? Vai. No, aspetta. No, com'è che si fa? Ui. L'ultima volta ci sono entrato. Ah, ecco qua. Allora. Pulisci gli espositori. Ui, che ha fatto? Allora, metti, ecco qua, la nostra BMW M3. Ci abbiamo qua, bella fiammante, color sacchiotten, bello, pimpante, pimpante. Ok, Fern, grazie ancora per essere passato. Ti auguro una buona continuazione di giornata. Buon rientro. Poi ci becchiamo più tardi da te. Thank you, thank you, thank you. Allora, adesso... Aspetta, che dice? Via. Allora, dice... Ah, ci vogliono 12 giocattoli. Ok, numero di giocattoli necessari per aprire questo museo. Ok, quindi arrivati a 12 possiamo aprire la pubblica. Quindi in teoria potremo anche guadagnare soldini extra. Ok, va bene. E io vado! E io vado! No, non vi preoccupate ragazzi, che per voi l'ingresso è gratuito. Allora, vediamo un po'. Maestro, ecco qua, livello maestro. Allora, ce n'era uno che era bello complicato. Allora, pigliamo l'elicotterozzo qua. Prendiamo l'elicottero e dedichiamo questo lavoretto al nostro amico Pitti Pitti, che lui ogni tanto cambia il nick, quindi nel dubbio. Allora, svita, 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 tatarata, gira, gira. Cosa dovevo smontare qua sotto? Ah, ok, ecco qua. Viti. Aspito le pale. Sono fissate a pressione. Buone, bravi. Oui, Mr. Tovi. Buongiorno a te, carissimo. E ben ritornato nella Lives. How are you? Come dicono quelli che parlano proprio bello. Mr. Tovi. Mr. Tommy, vuoi, vuoi, Mr. Tommy, vuoi, vuoi, tuzza, tuzza, Mariscia, e tu che tuzza, Mariscia. Buongiorno a te, Mr. Tommy. In questo momento ci stasce l'umorino. Ci stava anche il mitico Fernbus, che non so se è andato via. E poi ci sei tu. Si chiama Toy Tinker Simulator. Era un bel po' di tempo che non lo portavo e quindi ho deciso oggi di portarlo un pochettino, perché
Era veramente un botto di tempos. E naturalmente le avventure di zio Gigino continuano, ragazzuoli. Allora, qua ricordatevi di girare, altrimenti vi manda al manicomio. Voilà. Quindi separiamo la scheda, questa qui. Ok, amore noschi. E vi faccio vedere anche, ragazzi, com'è semplice riparare la scheda elettronica qua. Perché ovviamente sa che è un po' complicato utilizzare il saldatore per lo stagno. Vi faccio vedere una cosa. Guardate qui, con due punti di saldature, oh, ritorna tutto come nuovo. Guardate. Sì, ragazzi, zio Gigino ha insegnato a tutti quanti come si usa il saldatore per lo stagno. Opla, sciacquation, apri l'acqua. Oh, vai avanti, non sprecare l'acqua. Oh, le pale sono anche belle usurate, ragazzi, le pale principali, pale, non pensate a male, ma pensandi. Come dice Moreno, mi dissocio dai che ha pensato a male. Oh, salutiamo naturalmente il mister che sicuramente in questo momento starà sistemando la sua porzione di terreno, insomma è in real farm, quindi sta in campagna in questo momento, e quindi salutiamo mister Ayaya e approfitto, ecco, per ringraziare la mamma di Ale Asso Allegragia per avermi gentilmente create le icone per gli abbonati, e quindi facciamo un grande applauso alla signora. Grazie ancora. Grazie signora per aver dato il vostro tempo, il suo tempo, insomma, per una persona sconosciuta, e naturalmente, ragazzi, si chiama riconoscenza questa cosa qui. Io vi consiglio di farlo anche voi, perché, ragazzi, è importante, soprattutto quando qualcuno vi dedica del tempo. E anche a chi vi prepara il pranzo, ragazzi, a chi vi fa trovare le camicie tutte belle stirate e profumate, anche a quelli. Quindi mi raccomando, un grazie non vi costa nulla. Oh, questo è elicottero bello, sembra di Mr. T. Mr. T. Allora, mi pare che non c'è nient'altro, no? Allora, la scheda elettronica dove sta? Eccola là. Poi chiudi il tappo, poi metti il tappo, le pale, non pensate a male, ho detto pale con una L. Oh, ragazzi, abbiamo assemblato, non so, l'elicottero dei vigili del fuoco, e salutiamo naturalmente e ringrazio come sempre, ringraziamo tutti coloro che con la loro professione tutelano la nostra salute e la nostra incolumità. A voi va naturalmente un grazie sentito da parte mia, naturalmente, e facciamo un grande applauso a voi tutti. Tutti, grazie. Oh, via. Allora, vediamo quando riusciamo a prendere. 4:20. Ok. Consegna. Allora, 2930. Vediamo se ci sono attrezzature nuove. Ragazzi, vi ricordo che questo gioco si chiama Toy Tinker Simulator. Se volete acquistarlo, vi basterà digitare il comando giochi
e vi lascio un link dove naturalmente potete acquistare questo ed altri giochi scontati multipiattaforma fino al 70% di sconto. A volte capita che si trova anche qualcosa oltre il 70%, quindi vi invito naturalmente a ad andare a dare un'occhiatina qua. Ok, allora intanto vi faccio sentire un altro sound alert, non so se sta qua. Allora facciamo partire, ecco qua, Lady B. Io sono Lady, Lady, Lady Bacarozzo. Io sono carina. Col pigiama rosa vado là. Ma no, ma no. Io sono Lady, Lady, Lady Bacarozzo. Ma sono carina. Ti mando dentro a bozza. E naturalmente approfitto per salutare e ringraziare la nostra mitica Chiara Error 404, la nostra super spadaccina Elisa, la nostra naturalmente guerriera, la nostra Manuela del Drago Nazionale, a cui facciamo un grande 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 applauso, e naturalmente a tutte coloro che seguono questo canale. Grazie, grazie, grazie. Mi sento veramente onorato di sapere che c'è una buona presenza femminile in questo canale. Allora, adesso andiamo ad aggiustare questa batteria, ragazzi. Il nostro pupazzetto, a cui piace molto Tullio De Piscopo, il grande batterista partenopeo, il maestro Tullio De Piscopo, ragazzi. Se non lo conoscete, vi invito ad andare naturalmente su YouTube e scrivere Tullio De Piscopo, e ovviamente capirete, insomma, che è veramente bravissimo, ovviamente. Oltre ad essere un bravo batterista, è anche un bravo cantautore. Per chi non lo sapesse, Andamento Lento è che proprio una canzone di Tullio De Piscopo. Oh yes, oh yes. Allora, doppio clic. Si è stappato. Spondato. Allora, questo dovrebbe essere di metallo, credo, perché la manda nella pulitrice, questa qui, la lavatrice lucida e vibrante, esatto, sì, quindi è tutto metallo. Oh, questi vanno sul banchetto della verniciatura, vedete? L'icona a sinistra, voi sapete già dove va a finire. Oh, e ringrazio ovviamente Morino per il sostegno, naturalmente, e tutti coloro che questa mattina mi stanno passando a trovare. Grazie Morino, insomma, grazie, grazie. Thank you, thank you. Allora, grazie a Fernbus, ovviamente, che è passato a salutarci. E speriamo, ragazzi, mi raccomando, andate a seguire anche Fernbus 08. Per chi non lo conoscesse e non lo seguisse, andate, perché ragazzi, oltre ad essere una bravissima persona, è anche uno streamer molto molto divertente, ma quindi non è palloso come Zidab. E non perdetevi le sue live di quando porta Bass Simulator, ragazzi, perché vi assicuro che ci vogliono le bacinelle vicino a voi, perché vi fa scombisciare dalle risate, soprattutto quando inizia a fare il controllore, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Oh. Verso GG.
Esatto, bravo, hai detto proprio bene. Mi raccomando ragazzi, seguite Fennebus, seguite pure a Morino, seguite a Mr. Tovi, qua come si chiama, seguite a Zio Tabba ovviamente. Non mi facete pigliacollare, mi raccomando, perché altrimenti poi i giocattoli qua non vengono bene. Grazie Zio Cicino, sei sempre molto buono. Ah, non ti preoccupare, poi mi pare che a fine mese fai bonifico, ma come? Prima mi dici che mi dà una mano e poi dici che ho bonifico. Guarda che senza soldi non si canta una messa. Eppure effettivamente c'ha ragione Zio Cicino. C'ha ragione. Ragazzi, Zio Cicino è così, è molto riflessivo. Oh ragazzi. Cici cacatoppan. Va bene, ma cacatoppan. Zio Cicino, pensaci tu. Zio Cicino, pensaci tu. Tuzze. Qua mi sa che manca qualcosa. Ah, sta qua. Vai Tullio. Vai maestro, fai un bel assolo. Vieni con me. Oh, vieni con me. E io. A seguire Zio Dab. E io. Metti follow. E poi. E io. Se ti va. Sostieni il canal. Tu. Moreno, qualcuno mi copierà? Tu già sai, no? Moreno mi capisce a volo. Allora, vediamo un po'. Questo qua è mai aggiustato. Lista dell'occorrente, c'è tutto strumenti. Ah, vediamo un po' cosa ci manca. Chiave inglese. Ah, e noi l'andiamo subito a comprare. Ci serve. Allora, attrezzatura, attrezzi, poi chiave inglese, misura 2, ok, eccola qua. Misura. Ecco qua, perfetto. Ah, ne abbiamo a disposizione 20? Sono monouso quindi queste situazioni. Allora, accetta. Si parla l'Enterprise. Bello. Allora. E comunque ragazzi, mi raccomando, seguite a Zio Tappo, perché altrimenti poi io qua che sono Zio Cicino poi a finire che i giocattoli non ne riesco a aggiustare bene, anzi bene, e quindi aiuni. Mi raccomando, seguite. Ah, grazie Zio Cicino, ma non dovevi. E tu devi pagare ancora la riparazione dei giocattoli dell'altra volta. Zio Cicino. Allora, ritornando a noi ragazzuoli, questo dovrebbe essere tutta plastica. Allora, qua ci sono altre vitine. Sì, queste sono un po' rovinate. Ah no, questa. Questa praticamente era fissata con un bullone. Questi sono i giocattoli che Zio Cicino sicuramente avrebbe voluto fabbricare. Allora, giro, qua bisogna togliere. Trascina e poi gira la chiave. Comunque sto livello, ragazzi, sembra proprio. Ecco qua, sembra molto più complessa questo Enterprise. Allora, vediamo un po'. Allora, manda tutto a smerdigliare. Ah, ancora il radiocomando, ovviamente. Ma. Aspetta, già è stato disassemblato. Allora.
Qui ci vuole l'attrezzo. Oh, qua finalmente ha preso bene. Allora, questo lo mandiamo là e questo lo dobbiamo disassemblare, perché dobbiamo anche ricontrollare la scheda elettronica con il super saldatore di zio Gigino. Allora, questo va al banco di saldatura e saluto naturalmente l'amico Matteo 1AlfaTango284, naturalmente, che mi ha insegnato a saldare e fare le saldature nella vita reale. Quindi Matteo, lo so, è troppo facile. Vai, pulisci, 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 strofine, strofine, strofine buone, perché altrimenti il giocattolo non gli esce buono. Zio Gigi, ma tu sei un maestro, mai avuto un dubbio. Miki, buongiornissimo carissimo, buongiorno a te. Zio Gigi, tu permetti, no, se faccio un attimo lo shoutout al nostro amico Lupo, Miki? Sì, sì, vai, non ti preoccupare, fai pure, fa pure. Allora, ragazzi, facciamo un bel applauso al nostro amico Miki. E naturalmente gli facciamo uno shoutout e gli diamo il benvenuto. Caro Miki, in questo momento con noi dovrebbe esserci Moreno, dovrebbe esserci... mi sono scordato, allora facciamo un attimo così. Allora, dovrebbe esserci Moreno, Fernbus prima ci ha lasciato, ci sta a lavorare, Mister Tovi, chi altro c'è? Ragazzi, se siete in chat e non vi ho nominato, vi chiedo la gentilezza di scrivere in chat, perché così, insomma, vi posso sempre annunciare. Il nostro Moreno, anche al nostro Moreno stamattina gli ha preso l'ispirazione di zio Gigino, e infatti anche Moreno si sta sistemando un po' di cosucce da lui, e a quanto pare si sta sistemando pure una bella sedia gaming. Opla, questo più che un blocchetto di metallo sembra più un fusibile. Oh, nichelatura, ok. Naturalmente, ragazzi, per chi volesse e ha a disposizione il Prime, può anche sostenere il canale con Amazon Prime Gaming, che è gratuito, totalmente gratuito, non vi scalano, non avrete alcun addebito sulla vostra, né sul vostro profilo Amazon, né sulla vostra carta, e quindi in maniera totalmente gratuita sosterrete questo piccolo canalozzo. E come dice zio Dab, e tuzzo e tuzzo, oh yes, oh yes, grazie, grazie. Azz, hai rotto il bracciolo. Azz, caspita, più serio di quanto credevi. Sì, credevo, sì. Ah, questo si chiama Toy Tinker Simulator, dovrebbe essere uscito anche nel titolo, nella descrizione. È un gioco dove praticamente tu prendi i giocattoli dal mercato, ovviamente che sono messi male o da riparare, tu li ripari e poi ovviamente al termine puoi rivenderli. E poi hai anche la possibilità di acquistare alcuni giocattoli e metterli nel tuo museo, e quindi poi diciamo che vedremo più avanti se ci sono introiti extra. Poi dopo ti faccio vedere anche il piccolo museo, anzi dopo facciamo, prendiamo un altro giocattolo da museo e lo ripariamo, così cerchiamo di arrivare al numero minimo, che se non ricordo male sono 12 pezzi. Allora, questo è tutto metallo, l'abbiamo capito, perché ovviamente
nel forno alla plastica. Durerebbe poco. Allora, che c'è sta? Ecco qua, allora 3 di 5, quindi dobbiamo tornare sul banco, mi sa, perché quasi sicuramente c'è qualcosa, è infatti, da ridipingere. Comunque vi dice tutto, man mano che voi andate avanti, vi dice tutto. Allora, basta prestare attenzione a ciò che appare sulla sinistra quando finite di lavorare. Vedete? Qui ci dice che il pezzo va sul banco da lavoro. Se fosse andato su un altro, in un'altra area di lavoro, ci sarebbe uscita l'icona della stazione saldante, se era una scheda elettronica, oppure che ne so, la verniciatura a mano, tutte queste cose qua. Verzio dici, eh sì, è vero, guaglioni, perché questo giochino sembra facile, ma non è facile il gioco questo qua. E ragazzi, se ve lo dice zio Gigino, credeteci, guaglioni. Allora, zio Gigino, già sai, no? Allora, vediamo un po', trovate il ricambio questo... Ah! Ma il bracciolo di che materiale è fatto? È di plastica o di legno? Sicuramente è fatto di plastica. Vediamo un po' cosa ci dice Moreno. Ah, ma quindi è la copertura. Eh sì, quella se la gomma si è usurata dovresti portare il pezzo dal tappezziere. Quel tavezziere te lo fa, c'è anche diversi tessuti e quindi ti permette pure di scegliere. Questo sì. Zio Gigino, lui ha giusto tutto. A volte farebbe anche il tappezziere. Allora, faccio vedere a Miki il museo. Per il momento non è aperto ancora perché ovviamente mancano... mancano i pezzi. Naturalmente ti faccio vedere la prima parte. È una bacheca, in effetti è piccolino. Allora, come si fa? Ecco qua, abbiamo la BMW M3 in basso, una bella automobilina da corsa, bassa a sinistra, bassa a destra. Abbiamo Galaxy Express 99, per quelli un po' più grandicelli se lo ricorderanno, e per quelli che vanno nel canale di Ale Asso o anche del mitico La Zappa Storta, è Fantasy, nena, Fantasy, Oliver Onions. Ecco, sono loro che hanno cantato e prodotto la sigla The Galaxy Express 99. Se non conoscete questo cartone animato o semplicemente siete curiosi di vedere e di ascoltare questa sigla, vi invito ad andare su YouTube e digitare Galaxy Express 999, è così, 999. Oh. Oliver Onions. Sono gli stessi che poi hanno fatto molte delle colonne sonore dei film di Bud Spencer e Terence Hill, quindi... Come direbbe il grande Totò, ho detto tutto. Quindi facciamo un po' di museo dei giocattoli. Ecco qua. Questo è difficile. La giostra, mamma mia. Ma qua ci perdiamo la testa, ragazzi. Vi faccio vedere com'è complicato questo gioco. Allora, doppio clic, selezioniamo. Qua già so che c'è da sfidare. No, non c'è da sfidare. Allora, ecco qua. Guarda qua. Esatto. No. Otta pressione. Ecco qua. Ha fatto l'illusione ottica. Allora, questi. Quindi, ragazzi, questo è tutto metallo. Vedete? Perché l'ha mandato alla smerigliatrice.
Ecco qua, qua ci vuole il giravite, ecco qua. La sedia, dov'è la sedia? Aspetterò. Vabbè, svita, 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 svita la rotellina. Ecco qua. Oh, allora questi mi sa che buona parte di questi pezzi si mangiata la banana a salsiccia e a molignana e molto si enda male e tutta fera limonata. Eccola qua, eccola qua, l'ha già vista la vita qua e mo non mi fa fesse la vita. Vai 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 Rinda alla sabbiatura, vai. Super tecnologico, voglio zio Gigino è quello che è. Zio Gigino, pensaci tu. Zio Gigino, pensaci tu. Fiera della casa per 1000 lire, i poppi corno papà mi comprò, ma venne Gigi che fece credi, si prese la busta e me la schiattò. Morenoschi, morenoschi, dai non fare fringuelloschi, andate a seguire il canale di Moreno, altrimenti zio Gigino si arrabbierà e tuz e tuz. Anzi zio Gigino i giocattolini non aggiusterà bene. Andate a seguire a Mr. Moreno, ma seguite anche a Lupo Mickey, seguite a zio Dab, seguite a Fenbus 08. Seguite, seguite e sostenete tutti i vostri streamers preferiti. Mi raccomando, se hanno un bel canale YouTube, iscrivetevi al canale, spolliciate, condividete, lasciate il like, iscrivetevi se non l'avete fatto e tuzzo e tuzzo, yes, oh yes. E qua ragazzi scatta l'applauso. E come dico sempre, sostenete, mi raccomando, gli streamers. Fate con il Prime, fatelo, che ne so, con i Bit, queste cose qua, se potete. Ecco, il Prime è uno di quei metodi che vi permette di sostenere il vostro streamer a costo zero, naturalmente. Non c'è rinnovo dell'abbonamento, non c'è nemmeno fra l'altro nessun rinnovo automatico, nessun addebito, quindi costo 00. Voi naturalmente permetterete ai canali di sostenersi e allo stesso tempo insomma non pagherete niente, e ovviamente con il Prime avete anche, ecco appunto, proprio Amazon Prime, quindi potete anche acquistare, continuare ad acquistare le cose dal vostro account, oltre ad avere video su Amazon Prime Video mi pare,
insomma ci avete un po' di cose, quindi alla fine sostenendo i canali con il Prime voi usufruite anche di qualcosa di extra su Amazon. Oh, bello sto color dorato, bello veramente, color color rame, bello rosso, mi pare rosso ramo. Oh, bello. Questo è il pennello magico e anche zio Gigino si dissocia naturalmente. Prendi il pennello magico, Pitto, che sembra un animale mitologico. Cioè ragazzi, però l'arte zio Gigino è quella che è. Opla, una bella pittatina qui, no qui, voilà. Le jeux sont faits. So this game is very, 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 come che salisce? Funny, but sometimes it's as well so hard to let it going on. So you should be very, very patient. Ci vuole pazienza. Cosa ci manca? L'ha fatto. Oh. Cazzo, si era affossato. Ah, però. Però. More noschi tutti tun. Tutze tutzo, yeso, yes. Salutiamo alle asso allegra G. Aie, aie. Aie, aie. Ale, dove sei? E tutze tutze. Oh, questo è andato nel museo, vedete? Più giocattolini mettiamo nel museo e più abbiamo punti extra. Ok, allora arrivato a sto punto mi faccio ancora un po' di museo. Allora il trenino mi sembra di averlo già fatto, ma lo rifaccio un'altra volta. Cosa ci vuole? Vernice viola, yeah. Andiamo in mercato, prendiamo vernice viola in vasetto. Viola, eccolo qua, polvere viola, 1, 2, 3, 4, 5, acquistiamone sempre qualcuno in più, perché torna utile. Ok, ci abbiamo tutto, no, com'è, cosa ci manca? Ah, pezzi di ricambio, beh, giustamente. Ecco qua, allora, questo dovrebbe essere fatto di metallo, se non ricordo male. Doppio clic, stringiamo e tiriamo. Opla, c'è rimasta questa. Ragazzi, voi che dite, di che materiale è fatto questo trenino? Plastica, metallo, legno? Perché può essere anche fatto di legno, ragazzi, attenzione, che qua si trova di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto. Allora, questo c'ha una vitina che l'ho vista da sola, ecco qua. Ok, allora questo deve essere separato ovviamente. Opla, separation. Ok, vediamo un po'. Allora, questo dovrebbe essere metallo, tutto metallo ragazzi, tutto tutto. Allora, questo che deve fare? Sta smontando ancora. Ah, a proposito ragazzi, è arrivato il momento di pausa icone. Come sempre faccio, vi invito ad utilizzare le icone del vostro canale o quelle delle icone del canale del vostro streamer preferito, che sarei anche io ovviamente. Quindi potete anche utilizzare naturalmente le icone del canale del vostro streamer preferito. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Buongiorno Ita, utilizziamo anche le icone di Miss Rita.
Vaita è arrivato il momento di pausa, pausa icone, quindi adesso sbizzarritevi con mettere un po' di kun vostro canalozzen, ja. Ah, trenina, trenina ragazzi, non dico che cosa mi sembra questo. Hashtag mi dissocio ragazzi, hashtag trenino mi dissocio, forza forza, trenino mi dissocio, non vi dico questo che cosa mi fa pensare. Passiamo, vai veloce. E questo mo che si è da fare? Che si è da smuta? Ah ok, nella sabbiatura, meno male. Oh, vai va. Hashtag mi dissocio, su su. Anche zio Gigino già si è dissociato appena ha visto la caldaia del trenino. Eh sì, oh, infatti una piccola finestrella aperta se ci sta l'ideale. Su Ita, puoi mettere anche le icone del tuo canale, Ita, non ti preoccupare, vai tranquillo, vai. Anche di, che ne so, quelli lì di altri streamer che conoscete. Bravi, bravi, ottimo, vedete? Ah, stamattina mi state piacendo, bravo. E dici pure zio Gigino, zio Gigino, come stanno, si stanno comportando stamattina? E sono proprio bravi questi guaglioni stamattina, si stanno comportando proprio bene, molto bene, bravi guaglioni, bravi. Idano poco poco meno adesso perché è esagerato, però dai, massimo 5 ita, mi raccomando. Ah, ita, questa è la seconda, poi il bot di sospendi. Fatto bene i put. Ho detto 5. Mi raccomando, non è saccerato. Vasca d'ultrasuoni vaggiù. Ma Ita non beve il caffè padacca. Ah ragazzi, Mister Tovi, Mister Tovi. Ah, questo è un portafortuna. Mister Tovi ha detto che vuole, ci ha portato un po' di fortuna. E ciappetto, esatto. Il chiappettone. Ma noi ci dissociamo. Anzi, quando si dice che una fortuna, no, così, ha tanta fortuna. Immagino che si chiami fortuna, no? Ita, S3. Ita. Ita, e dai, su. Placcata d'oro, l'asticella quella lì che fa girare le ruote. Morino, ma da te l'umidità con me? Io so che dalla zona tua è abbastanza, si fa sentire, soprattutto d'estate. Oggi qua ragazzi, dalle mie parti comunque è ventilata, stanotte pure è stata bella ventilata, quindi diciamo che stanotte si è boccheggiato. Allora, ecco, mi sono scordato, questo è qua nel forno. Ah, meno male, Ita. Ita, non mi poi, non fare che poi ti devo sospendere. Eh.
Allora, oggi dicevo, caro Moreno, si sta bene. Si sta bene. Diciamo così che è buona, è abbastanza fresca. Ok. Si sta benino. Grazie. Allora, questo deve andare in stampa, questo pure, due pezzi, ok. Ragazzi, chi si è bevuto il caffè? E non ci hanno detto niente? No, bisogna andare per forza. Ah, hai fame, azz. Una bella cosa ci vorrebbe in questo momento. Ma io in questo momento farei una bella, non so voi, pane con un po' di qualcosa di, visto che è caldo, strofinerei un bel pomodoro su una fettina di pane, magari anche raffermo, un po' di sale, un po' di olio, ragazzi, anzi pane bagnato appena appena, inumidito, appena appena sotto l'acqua. Mondo presso cosca, brutta cosa, dicevo, pane inumidito sotto l'acqua e ecco qua, san. Strofinate un po' di pomodoro sopra, mettete un pizzico di olio, un po' di sale nella zucca, che a volte a qualcuno ce ne vorrebbe veramente assai, un po' di basilico. Guagliuni, vi fate una merenda in vecchio stile, guagliù, fresca, estiva e varcriata. Oh yes, oh yes. Altro che sandwich, anzi, una sandwich pure si potrebbe fare, magari con un po' di pan carré, ragazzi. Che fai, da ti dissoci? Quello il bot ti ha suggerito di sostenere il canale, che fai? Ti dissoci? Annacci. Bot, non ti preoccupare, quello Ida è bravo. Vero, Morini, il bot ha consigliato... Gli ha consigliato di fare una... A faccia la miseria. Non male come tariffa, eh. Ma questa è una tariffa a minuto o a euro? Allora, andiamo avanti con il museo qua. Devo arrivare a 12. Allora, un carrozzino. Facci la miseria. Sei caro, Ita. E tu così ci spolpi. Comunque, Ita, ha detto il bot, se proprio vuoi, no? Puoi sostenere anche il canale. Puoi mandare anche, come si chiama là? Caffè patacca e caffè che spacca, non ti preoccupare. Oppla! Allora, mandiamo, ragazzi, tutto metallo, eh? Tutto metallo. Io sono Lady Bacarozzo. Io sono carina. Con pigiama rosa vado là. Ma no. Io sono Lady Bacarozzo. Ma sono carina. Ti mando dentro a bozza. E con il numero 10, azienda agricola, e tuts, oh yes. Buongiorno Salvo, e bentornato carissimo.
e grazie per la compagnia che ovviamente mi ha tenuto. Thank you. Allora, guaglioni. Vernice a polvere. Ah, mi sono scordato che devo ancora fare la pulizia a vibrazione. Buongiorno a te, cara azienda agricola. Buongiorno, buona carica caffeina fatta. Non so se l'hai fatta, comunque se non l'hai fatta, buona carica caffeina a te. Oh, followage. Oh, queste le abbiamo pulite. Mo vediamo se c'è qualcosa nel forno. E infatti qualcosa nel forno c'è. Cistaci. A proposito di cistaci, saluto anche il mitico amico Cirillo 1974, che naturalmente gli faccio lo shootout e vi invito a seguire. Lucumpare Cirillo. Eccolo là, bravo Gingerbread, bravo. Ah, ma Arita, l'ho fatto lo shootout, fammi vedere. Che dite ragazzi, glielo faccio a Arita lo shootout, visto che... Ragazzi, che dite, glielo faccio lo shootout a Arita, visto che ha trasgredito per 4 volte il regolamento delle 5 icone, o gli facciamo pagare qualche caffettino, che dite? Caffettino o facciamo lo shootout diretto a Arita? A voi la scelta, chat. Moreno, ovviamente puoi partecipare anche tu, quindi. Nel frattempo io mi continuo a fare un po' di cosucce qua. Ah, ecco qua. Ragazzi, su, fatemi sapere. Che dite? Gli facciamo lo shootout diretto? O gli facciamo pagare qualche caffettino? Gli chiediamo 5 caffettini. Visto che ha fatto il bricconcello. Vabbè, dai, gli facciamo lo shootout. Glielo mandiamo naturalmente, che è un bravo ragazzo, ma ogni tanto lui, diciamo così, trasgredisce. Oh, un creatura, non so perché, ma mi sembra molto... Allora, facciamo così. Allora, creiamo sondaggio. Scriviamo SO Arita. Mettiamo diretto oppure 5 bits. Facciamo la votazione anonima. Vediamo un po'. Votate. Nel frattempo io mi continuo qua. Arita, non scappare. Non te ne andare. Torna a sta casa, aspettate, bebè. Voilà, o carrozzine pronte.
Oppla, oh, però sto bimbino qua. Oh, tutto plastica era. Oh, però, bellina. Allora, nel frattempo mettiamo quest'altro cosuccio. Vediamo un po'. Allora, vediamo se visualizza i dati. Grazie, grazie per i caffettozzi, grazie, grazie. Grazie Mr. Tovi, thank you so much. E ovviamente ha vinto lo shootout diretto, la chat è sovrana, quindi così avete deciso. Comunque ragazzi, scherzi a parte, mi raccomando, andate a seguire anche il nostro Ita 2165, perché anche lui naturalmente sta iniziando l'avventura dello streaming, quindi diamogli una manina. Ovvia. Allora, la carriola, ragazzi, la carriola, che non si può dire, ma è anche qualcosa che riguarda qualcosa di tantrico. Non si dice, noi ci dissociamo. Non si dice, comunque. Match carriola. Allora, dovrebbero essere tre pezzi. Three pieces. Ah, Sav, bravo, azienda mi ha capito a volo. Io non so perché, ma azienda mi capisce sempre a volo. La carriola, quello strumento che viene utilizzato per trasportare le cose. Nella carriola ci puoi trasportare il terreno, il cemento, il gesso, ma ci puoi portare a spasso anche il cagnolino nel tuo giardino? Ebbene sì, ma soprattutto la puoi riempire d'acqua e valla a portare però una carriola per l'acqua, ragazzi. Morì, comunque se ti posso consigliare, prendi uno stabilizzatore, com'è che si chiama? Gruppo di continuità. Perché se ci sono sbalzi di tensione, che siano come dire, sbalzi in aumento di tensione o riduzione, lui automaticamente attacca e ti mantiene sempre alla stessa tensione tutto il sistema. Ti consiglio vivamente di acquistarlo, perché stai tranquillo, l'ho fatto pure io ovviamente, e sto tranquillozzo. Vabbè, dico più là, anche una cosa non particolarmente costosa, insomma qualcosa che ti permette nel giro di qualche minuto di poter, se viene a mancare la corrente, non perdi i dati sugli hard disk. E quindi c'è il tempo di spegnere correttamente il computerro. E tuzzi, oh yes, oh yes. Allora, quanti cosi stiamo qua? Vediamo un attimo. Allora, quanti ne mancano? Vai al museo. Vediamo quanti ne mancano, perché il museozzo potrebbe. Ok, allora vediamo quanto ci manca. Guagliuni. Allora, via. Quanti ce ne stanno qua? 1 su 2, 4, 6. Solo 6.
Esposito, cioè abbiamo tre espositori. Esposito, tre espositori. E quella. Ah, ecco dove sta. Oh, vai. Oh. Azze, ragazzi. Me ne sono appena accorto che avevo tre espositori qua a esposizione. Ah, ecco, quindi ne mancano tre. Ok, quindi ci facciamo altri tre cosucci, perché così finalmente possiamo aprire il museo. Oh, capparoggero. Oh, chissà, può darsi pure che si guadagna qualche extra, vediamo. Naturalmente salutiamo il mitico Itta, non so se sta ancora in live, comunque ciao Itta, scherzi a parte, grazie ancora per la tua compagnia, tu lo sai io scherzo però. Non te la prendere se io scherzo, ma soprattutto mi raccomando, fu bravo, tira, oh issa. La principessa di casa d'oro. Non vi dico la, a che cosa assomiglia quella forma di quell'ombrellone. Mi dissocio già, come dice Moreno. Ci dissociamo naturalmente. Oh via. Oh. Questo è Moreno quando esce in carrozza. Oh. Ecco qua. Quando esce Moreno e tutti quanti ma dicono ma tu sei Moreno, quello lì che sta su YouTube, lo Facebook, Instagram. A proposito di Instagram, ragazzi, andate a seguire anche a Mr. Moreno su Instagram. Allora, intanto vi mando i link dei miei canali social, che se vi va naturalmente di aspetto, insomma, vi suggerisco, e quindi naturalmente se vi andate a seguirlo. Oh. Oh, zio Ciccino si è attrezzato bene, ragazzi, c'è quasi tutta l'attrezzatura, mi manca solo, mi pare, la stampante 3D, credo. Il grosso ce l'ha tutto. Tutto. Allora, nichelatura. Qua c'è nickel, ma per gli amici si chiama Michel. È il fratello più piccolo di Michele. Giustamente, dopo la M viene la L, e quindi. E quindi, ovviamente, non potevano che chiamarlo così. Zio Dapo, come sei spiritoso stamattina. E vedere ci uno, ragazzi, il mitico Nick. Salutiamo mitico Nick. Moreno, gentilmente puoi fare un attimo shout out al mitico Nick, mitic Ash. Grazie, wunderbar. Diamo l'onore, ovviamente, per chi non lo sapesse, Moreno è proprio lui, non a caso ha nominato il mitico Nick e Tuzze. Mi raccomando, ragazzi, andate a seguire anche a Nick, mi raccomando, a Miticash e a tutti gli streamer che vi piacciono, sostenetemi, mi raccomando. E tuts, e poi si aggiunge oh yes. bene. Vedo che il gergo pian piano è iniziato ad entrare nel vostro modo di interagire. E tuts, oh yes. Ah, ragazzi,
Vi chiedo ancora scusa se oggi sono off camera, ma solitamente questo gioco lo porto senza webcam proprio perché è bello viverlo così com'è, perché con il capoccione mio, insomma, è un peccato. Aie aie, bravo. Aie aie. E l'altro qual era? Oh, ne dico talmente tante di Avolat che mi scordo pure. Allora, ho capito. Chi è? Ah, ma questo ora ho capito chi è. Questo qui sulla... Funicolare senza corrente! Voglio la tiene la corrente! Ragazzi, dovete sapere che quello lì seduto sulla sedia è Cayman Lori. Vi faccio anche lo shootout, che è un altro bravissimo amico streamer che vi invito a seguire. Maracumanos, allora, Cayman Lori, ecco qua. Oh, a proposito ragazzi, ma cosa mangiate de buenos? Facciamo un grande applauso naturalmente. Oh, cosa mangiate di buono, ragazzi? Io penso che oggi... Per conoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì, sempre. Alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo. Grazie, d'accordo. Mr. Tovi, thank you so much. Grazie per il caffettozzo. Mamma, rucarma, spiedini di pollo. Opulette. Wii Gamer, buongiornissimo carissimo. Ragazzi, un altro amico streamer che ho avuto il piacere di seguire da qualche giorno si chiama appunto Devil Dark Gamer, che vi invito a passare nel suo canale naturalmente, a followarlo e soprattutto, come dico sempre, sostenete. E ovviamente rifacciamo naturalmente un altro shootout a Dita, che lui è silenzioso, ma lui ci osserva naturalmente. Ita, io ti voglio bene, lo sai, no? Ti stimo e ti voglio bene, quindi non ti preoccupare, io scherzo, però tu lo sai. Ti voglio bene, ti stimo e massimo rispetto. Allora, qua che ci manca? Cacciaviti di misura 3. Cacciaviti di... C'è un canale su YouTube che si chiama MVVblog, che utilizza questa cosa che fa cacciaviti di menta. E il canale di Marco Valleggi, che naturalmente vi invito a seguire perché è divertente. È un blog che parla di elettronica, queste cose qua. E... ma scusami. Spray nero. C'è miseria. Spray nero. Eccolo qua. Capparoggero. Allora, vai a mangiare. Ah, vai a fare carica pappadori. Allora, bravo Morino. Così ci piace. Noi ci facciamo pure noi un ultimo lavoretto qua. Poi pure io mi vado a preparare per fare un po' di altre cose. Allora, la varchetella, corri varchetella, corri! Ah, ma è presto. Ok, facciamo fino alle 12. Ok, ci abbiamo ancora una mezz'ora. Allora, ciao Morino, grazie ancora per essere passato nel canale, naturalmente. Oltre a fare lo shootout al mitico Morino, naturalmente vi metto anche il link del canalozzo suo che vi invito ad andare a seguire. Mi raccomando, e tuts, oh yes, oh yes.
Ecco qua. Allora, continuiamo il nostro lavoretto. Stacchiamo la torre di controllo. No, questa non è la torre di controllo. Questa è la ciminiera. Ecco qua. Stessa cosa qua. Ashmoner. Come si dice dalle mie parti. Ashmoner. Che poi significa anche il... la ciminiera del camino. Ashmoner. Ciminiera, non so l'origine della parola, forse francese, cheminiera, credo, o spagnola, chissà, chissà. Allora, questo mo che materiale è? Ragazzi, secondo voi questo che materiale è? Plastica, legno oppure metallo? Questo così ad occhio mi sembra sia metallo. Così, perché mi sembrano proprio le tipiche macchie di ruggine. Vediamo un po' se ho ragione, se ho sbagliato. Allora, pulitura. Ne manca un pezzo? No. Quindi, ragazzi, chi ha pensato che era di metallo aveva ragione. Bravi ragazzi, bravi. Chi ha pensato come me che fosse di legno? Diciamo che ha avuto un effetto ottico, però sono sicuro che voi tutti avete detto di ferro, quindi è corretto, la risposta è esatta. The right answer is metal and not wood. The material is made, which is made the toy. The boat, the ship. Verniciamo. Oppala. Vai nel forno. Oh ragazzi, a proposito di pranzo, questi vanno nel forno, quindi non vi preoccupate, perché si cuoce a punto giusto. Allora, vediamo se abbiamo qualche altra cosa in giro. No, iniziamo qua perché non so se poi richiede qualche altra cosa. Allora, cosa, dove ci abbiamo? Ah, ok, tutto nel forno. Vai, Varcatella, corri, Varcatella, corri. Mi sa che manca ancora da dipingere a mano. Zio Gigino, e tu non dici niente. Ehi, ragazzi, e questi qua fanno sempre le cose e non mi dicono niente. C'era Zio Gigino. Zio Gigino c'ha sempre ragione, ma è completa. Azza è completa. Ma zio Gigi, sei stato veloce. Non lo so, io faccio finta di non sapere cose. Azza, zio Gigi, complimenti. Oh, comunque ragazzi, se dovessi dirvi qualcosa, io questo giochino ve lo consiglio. Anche se non è proprio il vostro genere, però vedete... è una cosa diversa rispetto alla norma, a quello che normalmente voi trovate, diciamo così, come gioco. È un'alternativa un po' più simulativa, fra virgolette. È chiaro che ovviamente per sistemare un giochino non è che si fa subito, però dai, è caruccio. Oh, me ne manca giusto uno per aprire il museo. Se dovessi consigliarvelo, sì, mi pare che non costa nemmeno tanto, eh. Non costa nemmeno tanto.
È simpatica, è tipo House Flipper, per chi, diciamo così, gli piacesse il genere. Allora, vediamo un po'. Mettiamo la bicicletta, ecco qua. Che sta bicicletta mi manca. Oh. Allora, giustamente bisogna fare doppio clic, quindi opla, ecco qua. Ragazzi, un'altra volta, secondo voi questo è metallo o è pure plastica sporca? Ragazzi, pensate che se è di metallo pesa un accidente, sto giochino. Allora, qua ci vuole il giravite, il tournevis. On a besoin du tournevis pour démonter le monsieur là. Donc, on doit prendre le tournevis. Et naturellement, on doit le démonter. Voilà. Allora, questo. Secondo me questo è metallo massiccio, non vorrei sbagliare. Voi che cosa dite? Guagliuni. Ecco qua. Stappa. Mi dà l'impressione di un bel po' di ruggine. Oh, questo va smerigliato, questo va ancora smontato. Beh, ovviamente. Me ne sono accorto pure io. Oh, questo è un po' più complesso, per esempio. Questo qua c'ha le vitine, che è fatto bene. Mandiamo questo là. Allora, questo lo mandiamo là. Cosa c'è? Ah, giusto. La coscia. Oppala. Svita. Si è bloccato. Allora, facciamo così, ecco qua. E questo? Questo deve che... non comprendo. C'è qualcosa da smontare, il cap... Ah, ecco, il cap... Mannaggia. Il cappello. Aspetta un momento. Allora, vediamo un po'. 5 di 5. Questo? Wow, io ho visto, è proprio complicato. Ah, anzi, credo fosse più complicatuccio. Andiamo a sciacquare un poco... Mister Toy, ma noi omaggiamo Mister Tovi oggi, così mi è venuto in mente. Allora, lo puliamo con la sabbiatura, anzi OGG. Ma come sto giocando? E guagliuni, è proprio pesante, assai è pesante. Immagino zio Gigi. Sì, questi giocattoli mi ricordo che ero un creaturo. E zio Gigi non c'è sempre. Allora, banco là. Allora, qua ci vuole... vasca ultrasuoni. Oppala, sul banco da lavoro. Allora, qua manca un pezzo anche qui. Ah, ecco qua, vernice in polvere, ecco. Voilà, e uno, solo uno. Nel fornetto, ecco qua. Nel frattempo cuci. Wow, 400 gradi, mamma mia ragazzi. Cazzando che la il sommo fu, allora andiamo a fare smerigliatrice. I pirulini. E uno.
Ma allora, ma cosa ci abbiamo? Ah, mettiamo la nichelatura qua nel frattempo. Ma sono sassini? Sono piccoli sassi qua sotto. Sassetti? Ah, salutiamo DJ Sassi a proposito, ragazzi. E ovviamente salutiamo anche tutti i moderatori di tutti i canali. I was saying hello to DJ Sassi, a moderator of in the channel of my friend Moreno, and I was saying hello to every moderator of each channel, of every channel. Hello, hello, Wajuni. Thank you, thank you. Ci lasciamo questo. Questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare sotto questo sole rossico fiatone e neanche da bere. Ah, ragazzi, questa è una canzoncina di qualche anno fa, penso di 30/29, insomma, ragazzi. Ladri di biciclette si chiamava il gruppo, e la hit Tormentone appunto si chiamava Sotto questo sole. Voi quasi sicuramente l'avrete sentita cantare magari in qualche karaoke. Ebbene sì, si chiama e faceva parte della band Paolo Belli e Francesco, come si chiama il cognome? Francesco, non è Gabbani, Francesco. Mi sfugge il nome, mannaggia. Francesco Baccini, ecco, è un altro bel capolavoro della musica italiana, anni 90. Allora, ecco qua. Allora, chi è che ci ha salutato? Allora, facciamo così, ragazzuoli. Mettiamo questo a posto e dovrei utilizzi il condizionale, dovrei adesso poter aprire al pubblico il museo. Vai al museo, vediamo un po'. Uno mi pare che ne mancava. Credo. Allora, rientriamo nel museo. Ci giriamo intorno. Ok, Kevin, ce ne manca giusto uno. Mettiamo il nostro ciclista e voilà. Vai via, informazioni sul lancio. Oh, via! Oh! Ragazzuoli, abbiamo aperto il 19 del museo. Zio Cicino. Oh, abbiamo aperto il museo, ragazzi. Oh, vediamo un po'. Cam 0. Oh, bello. Il trenino. Wow, ragazzi. Speriamo che i bambini si divertano. Oh, ho visto la giostrina. Oh, yes. E allora, ragazzi, su questa inquadratura io ringrazio tutti quanti voi che mi avete seguito. Ringrazio Moreno, ringrazio naturalmente poi ringrazio Fernbus per il sostegno, ringrazio anche
Adesso mi sfugge. David Gart Gaming, Mr. Tove, ringrazio per il sostegno. Azienda Agricola, ringrazio tutti quanti voi. Allora, l'appuntamento è per domani mattina con Caffè in Farma. Saremo sulla Zappaland, vi aspetto, sarò in crossplay. E allora, grazie mille a tutti. Thank you so much, è stato buono, aiù, ciao! Ciao aiuni, grazie a tutti, grazie per il sostegno. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.